saremo a casa di Javier Chevanton. Detiene il record di aver segnato in tre categorie differenti con la stessa maglia, Serie A, Serie B e Serie C, appunto, con il Lecce. Ci faremo raccontare dei suoi anni al Principato di Monaco, dove aveva come allenatore Didier Deschamps, dove ha giocato con Bobo Vieri, con tantissimi campioni. Ci racconterà dei suoi anni al Siviglia. Javier Chevanton. Pronti, eccolo qua. Buongiorno. Ciao Javier, come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ragazzi, siamo a Lecce. Fa un po' caldo, eh? Il vero bomber. Ex bomber. Che ex bomber, Javier? L'anno scorso hai giocato nel Parabita, squadra salentina. In tre partite hai fatto 86 gol, no, segnami solo te. Ho fatto una partita... Da tutte le parti. Ho fatto tre partite. E l'ultimo ho fatto 10 gol. Cioè, capisci? Però mi sono incazzato come una bestia. Perché? Perché stavo vincendo 16-0, avevo fatto 10 gol. E poi non mi passavano più il pallone. Non ti passavano più il pallone? Eh no, io volevo continuare a segnare, no? Perché volevo essere il capocannoniere. Te sei amatissimo a Lecce. Io ho gironzolato in questi giorni. Senti, posso prendere il mate qua, no? Devi. No. Anzi, poi dopo parliamo anche di mate, perché mi devi suggerire un posto dove prendere sia la bombetta che... Prendi un aereo, ti fai 24 ore aereo e vai e lo prendi. È conveniente anche. E ti costa meno. Sei amatissimo. Ti amano tutti. Sei, secondo me, tra i bomber, anzi forse il bomber più amato della storia del Lecce. Quello che ha segnato di più, sì, però. Sì, quello sì. No, in Serie A totale sono quello che ha fatto più gol. In una stagione con Mirko. Con Mirko ha fatto 19 gol tutti e due. Tu nel 2001 vieni chiamato dal Lecce, ok? Sì. Te sei in Uruguay. Io stavo nella Coppa America. Ah, stavi giocando la Coppa America? Io stavo giocando la Coppa America. A 21 anni, quindi giovanissimo. A 20 anni. 20 anni? Io ho fatto 21 anni qua. Tutti i giorni devi essere al centro dell'attenzione, quei giri molto cari. Qua me vogliono veramente bene, perché a prescindere, io sempre dico che a prescindere dei gol che ho fatto, perché è normale che magari se tu fai tanti gol in una squadra... I tifosi ti idolatrano. Ti vogliono, diciamo, bene. Sì, certo. Ma penso che mi vogliono più bene per come sono stato io, come sono fatto io, dal primo giorno che sono arrivato. Che poi il pubblico del sud è molto vicino anche a voi latinoamericani, diciamo, no, sudamericani. Sì, è quello che ci avevano detto con Giacomassi quando siamo arrivati, che qui la gente era un po' come noi. E infatti poi benissimo. Io amo questa città. Però spiegami, tu stavi giocando la Coppa America. La Coppa America, mi faccio male e me ne torno in Uruguay perché se mi finisce la Coppa America. Dopo c'è questa possibilità di venire a Lecce, che sinceramente io non conoscevo neanche dove era. E sono arrivato. Ma sei andato sulla cartina a vedere? No, non ho visto niente, ma ci sono delle aneddote che se te le racconto è fastidio. Io praticamente vengo e arrivo a Milano. Sì. Ma già comprato da Lecce? Già comprato da Lecce. Quando arrivo si aspettavano, che ne so, Lucarelli 1,90, si aspettavano uno più o meno... Tutto sì. Fisicato, grosso. Arrivo io che in un topolino praticamente 1,60, ho detto dove andiamo? Dove andiamo? Arrivo vestito, con un vestito blu. Ah, elegante eri? Elegante perché uno diceva Italia... Ah, la moda, fashion... Tutti precisi. Arrivo, facevo un caldo incredibile, arrivo con un vestito blu. Con una camicia... Magari era anche invernale. Viola, mi sembra, non mi ricordo bene, fucsia, orribile. E mi sono fatto tutto, 24 ore, erano fatto Buenos Aires, Madrid, no, Buenos Aires, Milano. Diretto 14 ore Milano con il vestito. Brindisi. Con il vestito. Immagini. Milano Brindisi, no, aereo Milano, no, sono rimasto a Milano, e Milano siamo andati a Cavalese in macchina, che lo so. Ah, già, giusto, eravate in ritiro, quindi te Lecce ancora non sapevi dove fosse, no. Niente. Okay. Arrivo a Cavalese con il vestito dopo 28 ore aereo. E mi guardavano e dicevano, dove andare un paio. Esatto. Magari dove arriva con l'infradito, pantaloncino corto. No, vestito male, cioè abbiamo cominciato male proprio. E sono presentato a Cavalese con questo vestito, con la camicia, un disastro. Tutto sudato magari. Sì, volevo morire. 20 ore di viaggio. E poi ho fatto i primi allenamenti. Chi era l'allenatore? Cavasin. Cavasin, Alberto Cavasin. Cavasin. Com'è? Ti trovi bene con lui?
Mi trovavo bene, però purtroppo l'ho avuto poco perché dopo sei mesi è stato esonerato e è entrato Delio Rossi. Qui con lui hai fatto un botto di gol. Ho fatto un botto di gol, mi ha coccolato, ho fatto un'amicizia. Te Zeman non l'hai avuto? No, non l'ho avuto perché quell'anno dopo, quando è venuto Zeman, io sono andato passato al Monaco. Esatto, quindi Lecce, quindi arrivi Cavalese, poi da Cavalese finisce il ritiro e vengo a Lecce. Vengo a Lecce, veniamo con Ciacco, penso il 20, mi sembra, di agosto. Ciacco che vuol dire? Ciacco Massi. Ah, già, ok. Ciacco. È vero, perché voi siete molto amici. Sì, però siamo fratelli, però io ho più esperienza di lui. E anche lui vive a Lecce. Lui anche vive a Lecce, ma io ho più esperienza e poi io sono arrivato una settimana prima. Ah, giusto. Giusto, quella settimana è stata fondamentale. Sempre le dico, Ciacco, meno male che sei venuto, perché sennò altrimenti io me ne tornavo. Ah sì, perché te... Però parlavamo italiano. Poi c'era un ragazzo de Curaçao. De Curaçao, che dopo il mese... Ma giocatore? Sì, giocava la primavera, ma faceva ritiro con noi nella prima squadra. Dopo un mese stavamo parlando con Ciacco, bueno, Ciacco arriva la settimana dopo. Stavamo parlando... Dopo un mese. Quindi? E mi dice questo ragazzo, io parlo spagnolo. Dico, tu parli spagnolo, è da un mese qua che ci parliamo. Dico, ma sei proprio cuccone proprio. Dico, da un mese che stiamo parlando così, consegne, e tu parlavi spagnolo. Scusa. Sì, noi parliamo. C'erano tanti stranieri a quel tempo. 2001 si parla. 2001 c'era Bugrini, c'era Osorio argentino, però era fuori rosa. Davvero. C'era Cimirotic. Cimirotic. Grandissimo giocatore. Poi c'era Ciacco. E niente, poi torniamo verso il 20 qui a Lecce e le dico a Ciacco, ma finalmente possiamo uscire che non ci conosce nessuno. E io invece? Io invece dopo una settimana, il 26 mi sembra che è stata la partita contro il Parma. Te segni rubando la palla a Frey. Gol di rapina, lì ti sei presentato perfettamente. E poi sono proprio sotto la curva nord. Ricordo che la mattina prima o il giorno prima eravamo allo stadio, Enrico Semeraro che era il presidente. Loro stavamo facendo allenamento e io vado sul tunnel per andare in mercato e mi facevo male l'avanza. Eri teso? Sì, stavo andando in bagno e mi dice, ti stai cagando sotto, no? Mi ha detto, Enrico, perché ci siamo incrociati nel tunnel. Ho detto, no, ho detto, vediamo domani se mi cago sotto. Ah, così proprio? Così l'ho detto. Per fargli capire chi aveva davanti. E poi ho fatto poi quel dopo due minuti contro il Parma e penso sotto la curva nord, stadio pieno, è stata una cosa meravigliosa. Penso che lì sono entrato in sintonia con la gente. Sì, e non è più finita questa sintonia, perché il primo anno fai una decina di gol. 11 gol. Per essere il primo anno, 11 gol, quando veramente il calcio italiano era, secondo me... Sì, me lo dicono in tanti, molti giocatori mi dicono che il calcio attuale non è come i vostri anni. Era prima c'era fisico, andare a giocare contro Maldini, Nesta, Stam, Cannavaro, Paolo Montero, Sevina, Couto, Stam. Ricordiamo che tu hai fatto anche due gol a Real Madrid. Ho fatto due, ho avuto la fortuna di fare due gol, uno a Sevilla. Aspetta, ora arriviamo anche lì. Quindi, Lecce, primo anno 11 gol. Secondo anno Serie B, retrocediamo. Io avevo la possibilità di andarmene, però con il procuratore abbiamo deciso che era meglio rimanere per come si era comportato il club, la società, e perché avevo ancora margine di crescita, dovevo crescere ancora, era inutile. Certo. Continuiamo con Lecce, quindi Serie B, vincete il campionato, risalite in Serie A. Vinciamo il campionato contro il Palermo. Il Palermo aveva fatto una squadra per salire, c'era uno squadrone. Abbiamo vinto 3-0 e siamo saliti in Serie A. In Serie A. E lì fai un campionato. 19 gol. Sì, 2003-2004. Battendo tutti i record. Tu hai fatto gol in tutte le categorie con Lecce, perché hai fatto gol in Serie A, in Serie B e anche in Serie C. Perché poi sei tornato. Sono tornato. E ora ci arriviamo. Quindi te stai per firmare per il Monaco e vedi questa ragazza. Sì, io dovevo andare una parte dal mare, dovevo andare verso Porto Cesario con un amico, però il tempo non era buono e siamo andati all'altra parte, siamo andati alla Limini. E lì... Però scusami,
te sapevi chi era? No, non sapevo niente, non sapevo neanche chi era il papà suo. E quando ti hanno spiegato chi fosse il papà di Sandra? Che ricordiamolo è Pasquale. No, Bruno. Ma io sono stato intelligente, io ero entrato per la simpatia. Ah. Però sono andato più per la suocera. Ah, te la sei lavorata? Ho lavorato per la suocera. Che è anche simpaticissima, sì, che l'ho conosciuta. Pazzesca. Come mia madre, le voglio un bene dell'anima. E quindi tu scopri che tua moglie Sandra è la figlia di Pasquale Bruno e studi, no? Penso sei andato a documentarti. No, niente? No, mi hanno detto che era un ex calciatore che aveva giocato nella Juve, nel Torino, nella Fiorentina, però poi io no. Ma ti hanno detto che lo chiamavano o animale? O animale, sì. Poi quando ci siamo entrati più in confidenza... Ti hanno raccontato. Mi ha raccontato lui tutto quello che ha fatto, mi ha fatto vedere le cassette quando giocava. E c'è però una cosa che ti accomuna a lui, perché lui ha battuto tutti i record prendendo 8 giornate di squalifica, ma tu sei arrivato a prenderne 5. Io contro la Sampdoria in casa con il Lecce. Cioè, hai fatto nel 2010. Lì proprio ti sei chiusa la vena. Sì, io nel 2010 è stato un periodo complicato perché... Eri tornato. Ero tornato da Siviglia, avevo reciso un contratto con il Siviglia. E sono tornato a Lecce perché io ero ossessionato per tornare a Lecce. Già quando me ne sono andato io da Lecce nel 2004 a Monaco, ogni volta che tornavo a Lecce, sì, arrivavo all'entrata, all'entrata di Lecce, e non ero entrato a Lecce quando già volevo, pensavo quanti giorni mi restavano per restare. È bella questa cosa, eh? È molto bella. E poi nel 2010, è quel periodo quando sono tornato a Lecce, c'era De Cagno come mister. Non mi sono trovato bene perché magari lui ha sofferto che la gente mi voleva un sacco di bene. Capita spesso a molti allenatori. Purtroppo quell'anno, stavamo parlando della squalifica, mi ha fatto dei dispetti che li ho sofferto, ma sono stato bravo a allenarmi sempre, non mollare mai, quanto più mi faceva magari io mi allenavo il doppio. Io penso che se uno si comporta bene può passare una settimana o due anni che il tempo ti dà ragione. E io sono stato ripagato quell'anno con due partite. Io mi ricordo anche il gol all'ultima giornata al Napoli. A Napoli contro il Parma al 90esimo con una palla spettacolare che mi metto libera. E vinciamo al 90esimo. L'ho sofferto quell'anno, però sono stato ripagato perché sono stato professionista, mi sono sempre allenato e sono stato ripagato con quei due gol che praticamente ci ha dato la salvezza. Perché poi io sono stato, lui mi ha fatto entrare contro il Bologna, dopo 10 minuti mi ha tolto a Lecce, che quello... Te rosicavi, ti c'eravano insomma. Non è una bella cosa che un allenatore a te metta quando tu devi vincere, stai perdendo una serie, dopo 10 minuti ti fa uscire quando tu non hai fatto niente e poi perdi la partita. Voglio dire, no? Secondo me sono cose che si fanno apposta, che te lo fanno giusto perché ti vuol dar fastidio, però vuole indispettire. E te sei esploso, con la Sampdoria sei esploso. E lì sono esploso, ho dato un calcio a Marilungo. Diciamo non volevi essere da meno di tuo suocero, dai. Volevi vedere se riuscivi a battere il record di Pasquale e arrivare a 10, di qua. Sì, sì. A 10 giornate. E poi... Però torniamo indietro, facciamo un passo indietro. Quindi stagione spettacolare a Lecce, 19 gol, capocannoniere, eccetera, eccetera. Ti chiama, ricevi, suppongo io, non lo so, ma ricevi tante offerte, no? Sì, penso che io... c'era il Palermo che mi voleva e poi sono andato a Milano. C'era l'Inter. Cavolo. E l'Inter. Perché hai scelto il Monaco? Perché davano un prestito alla Fiorentina, qualcosa del genere. O andavo io o a Martins. Ah, cioè, ti comprava l'Inter, però ti girava in prestito. Alla Fiorentina. Sei venuto alla Fiorentina. Però se andavo alla Fiorentina. Sì, però se andavo alla Fiorentina, dovevo dimostrare di nuovo quello che avevo fatto a Lecce. Poi la Fiorentina, tutti gli attaccanti che sono stati, hanno fatto sempre 25 gol. Quindi Batistuta, sì, Adriano giocava, Adriano. Campioni. E poi stavamo per incontrarci con l'Inter, mi sembra, a Milano, è arrivato il Monaco de Champs. Io ho accettato subito.
Che ricordi hai del periodo di Monaco? Sono stato bene, magari ho peccato un po' di ingenuità perché pensavo che in un campionato così difficile come, come l'italiano in quegli anni arrivo lì e io ho fatto un po' di fatica perché era più fisico, te trovavi con giocatori fisicamente forti e che menavano. E in quel periodo a Monaco, tu giocavi a Monaco, gli arbitri non è che ti fischiavano. Ah, ok. Te giocavi con Evra? Io ho giocato con Evra, Adebayore, tante avevi. Di Vaio, dopo l'anno dopo. Anche Di Vaio. Saviola, Javier Saviola. Vieri. Anche Bobo Vieri. Con il Bobo. E io a lui lo vedevo già quando stavo in Uruguay, quando già giocava in grande squadra e io non lo potevo vedere. Mi stava proprio antipatico. E infatti quando mi sono trovato, quando ci siamo trovati a Monaco, parlando una volta, le ho detto: "Oh, sai una cosa, io non ti potevo, mi stavi proprio antipatico". Mi dice: "Perché?". Non lo so, ma sai quando vedi quelle persone che ti stanno antipatica già a pelle? E devo dire la verità, mi sono sbagliato. È un ragazzo spettacolare. Boh, un cazzone. No, è un fenomeno, è un fenomeno. È un fenomeno veramente. Cosa combina? Ma di una persona buonissima. Cosa combinavate in quello spogliatoio? Cosa succedeva a Monaco? In giro io non ti conoscevo nessuno. Nessuno ti pensava. Ah, ne autografi, foto. No, niente, non esisteva proprio. Perché decidi di lasciare Monaco? Perché c'era questa offerta. Mi chiama il procuratore e mi dice: "C'è la possibilità del Siviglia. Tu 4 anni contratto, poi una squadra che aveva vinto l'anno prima aveva vinto la UEFA". L'hai rivinta anche te? L'ho vinto quell'anno che sono andato. Dopo un mese torno a Monaco, poi giocavamo la finale della Supercoppa Europa contro il Barcellona, che abbiamo vinto 3-0 contro. Ce l'hai le repliche delle coppe? Sì, sì, ce l'ho a casa. Te sei anche un grande collezionista di magliette. Io ho avuto la fortuna di collezionare delle magliette belle. Lo sai, vero che prima o poi me le dovrei far vedere? Quando vuoi. Che andiamo con la telecamera. Andiamo, dopo andiamo. Quindi Siviglia, nasce tua figlia, quindi sei legato a Siviglia, dai. A Siviglia mi hanno trattato benissimo, anche se poi ho avuto un infortunio al ginocchio che al principio sembrava una cavolata, però mi sono trovato benissimo perché è una città pure come qua Lecce che la gente ti dimostra l'affetto. Maresca. C'era Maresca, ho fatto un'amicizia spettacolare. Ogni tanto ne parlo con Dani Alves, che ho fatto una bella amicizia. È vero, anche lui c'era a Siviglia, sì, Dani Alves. Con Renato, che era un centrocampista che adesso sta in Brasile, e mi sento spesso pure. A parte quello che mi hai detto, Javier, che comunque ti sarebbe, insomma, pensavi di poter tradire un po' l'affetto dei tifosi leccesi. Ti avesse chiamato, che ne so, una squadra come la Juventus, ci saresti andato? Juventus o la Roma con il Lecce non penso che c'entra più di tanto. Non sarei mai andato, non andrei mai a Bari, non andrei mai, neanche se mi mettono 50 milioni di euro sopra il tavolo, non ci andrei mai. Impossibile che possa fare una cosa del genere. Cavolo, 50 milioni di euro. No, ci vado proprio. Guarda, ho avuto una proposta quando quasi stavo mettendo del Casarano e del Taranto. Sì. E non sono andato. Però appunto, allora, Siviglia, benissimo, nasce tua figlia, poi però decidi di tornare in Italia, all'Atalanta, se non sbaglio. Sì, perché c'era Conte, che... Antonio Conte, che mi voleva. Non vi siete trovati, non ci siamo trovati. E poi decidi di tornare per la terza volta, no, seconda volta a Lecce. A Lecce nel 2010. Perché decidi di tornare? Perché io, come ti ho detto prima, io... Eri rimasto legato. Io ho sempre detto che io ho indossato altri maglia, ma la maglia del Lecce non l'ho mai tolto addosso. Tatuata? Sì. E poi torni in Uruguay a giocare? No, in Argentina, vado al Colón de Santa Fe. Ah, ok. C'era Batistuta come direttore sportivo. No. Sì, stavo giocando alla grande proprio e mi strappo e poi ho cominciato, non ho fatto fatica a recuperarmi. Dopo Natale faccio la preparazione di nuovo e sto bene fisicamente, comincio a giocare bene, a fare gol e dopo 3-4 giornate mi rompo il tendine Achille. E poi lì ho detto... Esperienza argentina non è da ricordare, no, positivo. Non è buona, rescindo contratto e me ne torno sempre con la fissazione di tornare a Lecce in Serie C perché loro avevano avuto problema.
ti rimandano in cambiata società, cambia società, non c'è più Semeraro, non prende c'è più Tesoro, nessuno. La famiglia Tesoro. E come ti sei trovato? Malissimo. Malissimo? Malissimo. Ma si sono comportati malissimo. Non sono mai riusciti poi, tra l'altro, a salire. Malissimo, 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 senza professionalità. Andavamo a fare le trasferte con una busta, con un panino. Addirittura? Ma era cambiato tutto, c'era anche la gente dentro, non c'era più... Non c'era nessuno, un disastro, era... Allora, lì ti sei pentito però. No, non mi sono mai pentito di Lecce, perché io Lecce lo amo, ho sempre detto amo, io farei qualsiasi però cosa. Però con una società così... Però quando mi sono trovato una società così, ho detto mamma mia, dove siamo andati a finire? Roba da pazzi. Quindi decidi di lasciare il Lecce e vai in Uruguay. No, loro mi dicono che quando... Io comunque quell'anno io venivo dell'infortunio del tendine di Achille. Quindi ho fatto 6 mesi con l'Erda. Non mi ha mai parlato, mai... Soltanto mi ha parlato una volta sola per dirmi, chiedermi di andare a parlare con alcuni compagni che se ne volevano andare perché non volevano fare la... Non volevano fare la Serie C. Ah, ti usava come chioccio. Come... Bravo, però poi manco un buongiorno e buonasera, niente proprio. Perché io sono onesto. Sono diritto e la falsità non mi piace, non va con me, e l'essere falso no. Credo che sia anche quello per cui ti apprezzano i tifosi, la gente, no? Sicuramente, perché ti vogliono bene. Quello parlavo, ti dicevo prima, a prescindere dei gol. Terza volta ciao Lecce. No, loro avevano detto che io avevo un contratto indeterminato. È vero, eri al minimo salariale. Io guadagnavo 900 euro e pagavo 1260 di affitto. Vabbè, proprio potrei guadagnato prima, perché sennò... Ma non c'entra! La crisi. No, a prescindere, quello sì, però te dico, per farti capire. Quanto eri affezionato a Lecce, che ti andava bene qualsiasi cosa. Ma avrei giocato gratis a Lecce. Infatti il sogno mio era fare un minuto a Lecce e non giocare mai più al calcio, finire la carriera mia del calcio con la maglia del Lecce. Con la maglia del Lecce, perché purtroppo no. Non te l'hanno fatto fare. Non me l'hanno fatto fare. E lì me ne vado al Whisper Ridge. Bello, in Inghilterra. Ti piace l'Inghilterra? Ti è piaciuta? Mi è piaciuto tanto. Loro mi volevano rinnovare. Poi io non c'ero con la testa, me ne sono andato in Uruguay 4 mesi a Liverpool. Però già non avevo più stimoli. No. Sono tornato in Uruguay. Un campionato difficile. Sì, sarebbe più. Me ne volevo tornare qua. Finisco il contratto, torno in Italia e sinceramente quell'anno, ti ripeto, torno indietro e ti dico, ne bastava un minuto per finire, finire la carriera. Ho aspettato la telefonata del Lecce, che non c'è stato mai, e lì quando ho deciso non gioco più, o finisco la carriera nel Lecce o non gioco, o non gioco più e basta, è chiuso. Io ho smesso. Poi è arrivato il Parabita, però. E poi c'è la scuola calcio, la Soccer Dream, ho cominciato a allenare i ragazzi. Avevi mai pensato una volta, smesso col calcio, di allenare? Cioè, no, calcio? No, non ho mai pensato. Cioè, volevi chiudere te col calcio? Col calcio volevo no, perché l'ambiente non mi piaceva tanto. E nell'ambiente del calcio, purtroppo, ci sono tante cose che non, secondo me non vanno. E poi l'anno scorso ho allenato gli stessi ragazzi, però con la Juniores. Okay. Con la scuola calcio abbiamo vinto il campionato provinciale, poi siamo andati a fare il campionato regionale contro il Barletta. E penso che sono delle poche squadre di scuola calcio che vincono il campionato regionale con i ragazzi. E abbiamo vinto vinto il campionato regionale con un gruppo di ragazzi che veramente hanno capito la mentalità mia, che tutto è possibile se uno si allena, si fa le cose seriamente, si vuole migliorare, non c'è niente di irraggiungibile, tutto si può raggiungere. Qui c'è il paradiso, la collezione. Sto sistemando, siamo da pochi qui, quindi sto piano piano sistemando. Qual è la selezione? Questa è Italia. Ok, queste sono tutte le squadre italiane. Qua vedo Spagna, perché ho riconosciuto quella del Barcellona. Sotto Spagna, ora te faccio vedere. Le hai selezionate? Io dico mo te faccio vedere. Mo te faccio vedere, giustamente, dialetto. Queste sono alcune, altre le tengo in Uruguay perché non ve le ho portate ancora. Quella a cui sei più affezionato qual è, Avie? Secondo me.
come? No, affezionata, no, perché è del Brescia. Perché ti piace? Sì. Per il colore? No, la nome, bandiera? Il nome. Qual è il nome? Vediamo. Bah, ah, cavolo! Alla faccia, Roberto Baggio. Questo. Ah, questo è il vinile di Maradona, sai? Sì, guarda là. C'è un po' tutto. Tutto fatto mate, per te, chiaramente. Ma, fatto per me. Mobile fatto per me. Guarda lì. E proprio alla mano, relax. Niente dell'uso. Sto pestando qualcosa. La griglia. La griglia, quella non manca mai. L'asado, lo mangiate quell'asado? Un po' fatto tutto da me. Javier, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Scusate, però siamo così noi. Almeno io sono così, niente lusso, niente. Come vedi in mezzo alla strada, così. Grazie di aver scelto. Grazie per la compagnia.